Ecco, siamo con Gianfelice Facchietti, drammaturgo, attore, scrittore e conosciuto anche come il figlio di un grandissimo del calcio mondiale, Giacinto. E qui siamo qui a Villa Cortese, la presentazione del suo libro Capitani. Ecco, Gianfelice, come nasce questa idea di parlare dei grandi capitani del calcio? L'idea e il desiderio di prendere un simbolo dei più riconosciuti, apprezzati, amati dagli amanti del calcio, quello della fascia di capitano, e provare a fare un viaggio a ritroso, capirne la storia, come nasce, quali sono stati insomma gli interpreti più importanti a livello soprattutto nazionale ma anche mondiale, perché ovviamente nel libro ci sono capitani anche non italiani, e cercare di far emergere un po' di storie, un po' di aneddoti attraverso appunto questo pezzettino di stoffa che però tanto ha rappresentato per chi ama il gioco del pallone. Ecco Gianfelice, al di là del numero 3 della nazionale italiana, qual è il capitano al quale ti sei più affezionato scrivendo facendo questo lavoro? Tanti, vabbè, alcuni sono in copertina, faccio fatica a sceglierne, prendo però, visto che ultimamente abbiamo portato in teatro uno spettacolo dedicato al Grande Torino, visto che quella è stata l'unica squadra insieme all'Inter a cui è stato dedicato, prima ancora dell'Inter, l'aggettivo di grande, penso a Valentino Mazzola, perché è stato il capitano della nazionale e della squadra granata, e in un momento in cui quella squadra era la squadra di tutti, e poi perché la fascia fisicamente compare sul braccio sinistro dei capitani dalla stagione successiva alla tragedia di Superga, quindi dal punto di vista simbolico forse è giusto ricordare lui in cima a tutti. Ecco Gianfelice, il tuo prossimo lavoro, hai già in mente qualcosa? Ti frulla qualcosa nella testa? Mi frulla troppe cose sempre. Ho appena debuttato in teatro con questo spettacolo, dicevo, dedicato al Grande Torino, e adesso questo libro che è uscito ad aprile del 2024 farà ancora qualche mese di viaggio, e poi con calma ci penseremo su, insomma le cose non mancheranno. Ecco, un'ultimissima domanda, due parole sulla nostra Inter. Ma l'Inter si è, io credo, ripresentata comunque ai nastri di partenza con l'intenzione di fare un'altra stagione vincente. Ovviamente la concorrenza quest'anno e di più, ci sono squadre che si sono rinforzate, che hanno speso molto, e noi abbiamo magari all'inizio faticato un pochino a trovare la quadratura di tutto, però mi sembra che dalle ultime prestazioni manchi forse ancora qualcosina di condizione di soprattutto in attacco, però una squadra che continua a creare gioco, che ha ritrovato solidità difensiva, quindi io sono assolutamente fiducioso. Quando vedi Di Marco che occupa quel settore che l'ha occupato tuo papà, cosa pensi? Piacere, perché Di Marco insomma è comunque un ragazzo che ha l'Inter nel cuore, è cresciuto nelle giovanili e si è guadagnato veramente con grande merito, con grande fatica quella fascia, quindi è bello vedere che la fascia sinistra della nostra Inter splenda, brilli e sia luminosa, quindi lunga vita Di Marco sulla fascia sinistra. Grazie.